cos'è per te la politica adesso? Per me non esiste una politica adesso, per me la politica è una cosa sola, cioè come dire, vivere il tuo quotidiano sulla base di quello che pensi sia giusto, sbagliato, sia a livello di morale ma soprattutto a livello di pratica. Cioè se io so alcune cose, so che un sistema è in marcia, non mi ci adatto, ma sì, non c'è un dialogo tra i vari partiti, credo che ognuno ovviamente guarda il suo, ma questo c'è sempre stato da quando è iniziata la storia dei partiti, diciamo. Nessuno ha mai pensato realmente al bene collettivo, almeno questa è la mia opinione. Attualmente io non mi sento rappresentata da nessun partito, ovviamente come hai detto tu andremo a votare tra virgolette il male minore, no? Quello che pensiamo sia il male minore, perché poi non possiamo mai saperlo. Credo che fino adesso nessun partito, sia di destra, di sinistra, ho molti amici magari che sono comunisti sfegatati, ma io cioè non ho mai creduto nel comunismo, cioè non credo che ci sia ancora l'idea originale di questi movimenti. Cioè tutto è stato comunque in qualche modo travasato, è stato sporcato. Cioè come viene vista? Per me la politica è solamente un miscuglio di interessi in questo momento, lo ripeto, non credo che ci sia qualcuno che guarda veramente ai problemi che realmente abbiamo. Io soprattutto nella città di Napoli ci sarebbe molto da fare, no? Io sono contro anche a tutte le persone che magari se ne vanno fuori per cercare lavoro, perché credo che qui ci sarebbe molto da fare. Io mi occupo da tanti anni di senza dimora a Napoli, faccio parte di un'associazione di volontariato, ovviamente tutto a gratis, attualmente lavoro presso una cooperativa che si occupa di senza dimora, soldi, non dica, insomma, meglio che non te ne parlo proprio perché non percepisco stipendi ormai da un bel po', da giugno, insomma. Non ci sono queste cose. Certo è che credo che si dovrebbe cambiare proprio il modo di pensare delle persone. Al di là, insomma, se uno è di destra, di sinistra, tutto il resto appresso, cioè si dovrebbe cambiare il modo di pensare, di vivere determinate cose, magari anche lasciar stare la televisione, queste cose qua. Grazie mille. Grazie mille. No, vabbè, cioè, ci sarebbe molto da dire, no, però sì, ovviamente no. In pochi minuti non è che riesce a dire. Sarebbe davvero bello poter discutere. Sarebbe veramente bello poterne discutere. Comunque sì, il fatto interessante è che ci sono molte persone che la pensano in questo modo. Il problema è che uno magari è anche spaventato, no? Infatti molti ragazzi alla fine, cioè noi siamo nati per questo, siamo nati per dare anche una voce, cioè nel senso di fatto sta avendo una, diciamo, una portata anche al di là delle nostre aspettative, nel senso che tutti i ragazzi stanno comunque vedendo in questo progetto un'occasione, perché di fatto noi abbiamo investito in una piattaforma dove potersi esprimere, cioè ai giovani manca questa possibilità in tutti i sensi, all'interno dei partiti dove non posso, ma alla fine non all'interno dei partiti dove non posso, e soprattutto se come dicevi tu uno ha un'idea, per esempio un'idea per la città, che strumenti ha per farlo? Cioè di fatto noi siamo nati per questo, perché se tu per esempio hai un'idea relativa al sociale, da quanto mi posso capire, e noi abbiamo organizzato questa struttura anche per poterne discutere insieme, presentare un progetto concreto e poi affermarlo con forza, perché ahimè se lo presenti da singolo non dovrebbe essere così, però oggi come oggi se lo presenti da singolo poche possibilità di riuscita, quindi noi abbiamo creato questo ente nella possibilità e nella speranza di poter realizzare qualcosa di concreto. Sì, no, ma è bello anche penso che voi siete anche molto giovani. Sì, sì, no, sei molto da più giovani di me, 24 quindi, anni, ecco appunto, io ne ho 30, quindi insomma. No, cioè, non ci chiudiamo a nessuno. No, ma se ti fa piacere partecipare sì. Comunque. Sì, magari se mi scrivete sì, la sede dove è di preciso. Che cosa pensi della politica oggi? Penso che vada sicuramente ricreata, cioè che sia troppo piena di idee vecchie. Ti senti rappresentata? Attualmente solo in parte, cioè non completamente, però sono costretta comunque a... Cioè, io penso che andrò a votare perché non voglio comunque non partecipare attraverso... Però ti senti comunque, diciamo, in un certo senso forzata? Sì, diciamo comunque è una scelta tra il meno peggio. E c'è qualche idea che hai secondo te per cambiare in generale? Qualcosa secondo te su cui si dovrebbe investire? Penso che siano necessari nuovi spazi culturali sicuramente, anche un utilizzo di strutture che già ci sono, che magari vengono gestite molto male, oppure un po' svecchiare comunque in generale quelle che sono le organizzazioni.